Se noi eseguiamo un dipinto con l'inchiostro cinese, in bianco e nero naturalmente, poi possiamo velarlo, una volta asciutto, con l'acquerello. Eh sì, perché a differenza dell'acquerello, l'inchiostro cinese, una volta che noi l'abbiamo messo ed è asciugato, poi non potrà più ritornare come prima, non potremo più riprenderlo, anche se noi passiamo con l'acqua, rimane molto resistente e forte, tenace, e quindi lascia che l'acquerello si posi su di esso senza aver nessun tipo di rapporto fra i due colori, per cui noi avremo la possibilità di fare delle velature straordinarie sopra dipinti monocromatici in acquerello. E questa è una cosa straordinaria che vi consiglio di provare. Quindi inchiostro di china cinese e acquerello.